Ciao pandine, benvenuti, benvenute in un nuovo video. Nella mia pagina Facebook, qualche settimana fa, ho scritto questo post. Dopo aver parlato con alcuni miei abbonati di OF, mi incuriosisce sapere che esperienze avete avuto nei siti tipo OnlyFans, siti di cam, eccetera. Per la tutela della vostra privacy scrivetemi in privato e ovviamente in anonimo dirò, risponderò alle persone in anonimo. In questi anni molte donne si sono approfittate delle debolezze e della solitudine degli uomini per escogitare truffe. E questo mi dispiace molto perché è un trauma che la persona farà fatica a scrollarci alle spalle. Raccontatemi la vostra esperienza qui, la cristinainfo@gmail.com. Mi sono arrivate varie mail, ma penso che di essermi spiegata male io. Vi racconto la mia esperienza in questi anni. Cioè, già dal 2020 che ho iniziato a fare cam, già la paura che percepivo da chi mi guardava, nel senso, chi vuole prenotare un video o certe cose, per fare certe cose serve un acconto. Oppure anche solo in cam tippano, cioè mandano dei token che è la moneta del sito, però non ottengono il servizio richiesto. Sono tutte cose che se lo fa una, lo fa un'altra, poi vengono derisi da queste persone, è come dire, come far passare per matti le persone che non lo sono. E magari sono persone sensibili, persone che cioè, si sono fidate di te perché ti hanno pagata e ci tenevano, no? Gli stavi simpatica, gli piacevi. Tutte queste persone si sono confidate con me e mi hanno descritto le loro paure, mi hanno detto che vanno sempre più a peggiorare perché poi queste paure, questi shock che hanno nel web da queste truffatrici, perché poi riescono ad ottenere anche dati bancari, fanno un po' le furbette, ecco, e ne approfittano molto. Ci sono molte persone feticiste, nel farsi sottomettere, ma non nego che anch'io ho avuto esperienza con i money slave, cioè quelle persone che provano piacere nel dare soldi ad una donna o anche per sbaglio fare una cosa tipo romanzata, che la donna come se gli avesse rubato i soldi, ma questa cosa psicologica lo fa eccitare, non lo fa star bene. E finché lo fa star bene e ha dei limiti, ci si rispetta, nonostante ad alcuni piaccia essere offesi, ti pagano per offenderli. Questi sono sottomessi, ce ne sono tanti. Io vorrei, cioè, ragazzi, il mondo è pieno di gente diversa. Io vedo tanta gente omologata come dei manichini, e se tu sei diverso ti io per dispetto divento sempre più diversa e divento anche sempre più alienata. Ma piuttosto di far parte di un gruppo del gregge, io
Preferisco essere la pecora nera, però buona. Quindi, io volevo aiutare queste persone, cioè nel senso, avete degli shock, volete parlarne? Avete trovato la persona giusta? Perché io, nonostante la mistress, dominazione, ok, però per avere un rapporto, instaurare un rapporto così, ci deve essere rispetto, ci devono essere delle basi di rispetto, di creare delle bandiere rosse, no? Capire, avere un po' di empatia verso l'altro, da entrambe le parti. Detto ciò, apro parentesi, io non so più cosa fare, come non so più come andrà a finire con il mondo di OnlyFans. Secondo me è stata una moda passeggera. Le ragazze che si vantano di aver raggiunto guadagni assurdi, ragazzi, è una tattica di marketing. Perché se io ti dico io guadagno 20.000 dollari al mese, poi vado a vedere il tuo profilo OnlyFans e di abbonamento hai solo 3 dollari. Come fai a guadagnare 20.000 dollari? Ok, con i contenuti, ma il lavoro che ci sta dietro è pesante. Cioè, dovresti fare video personalizzati e metterli a prezzi allucinanti, capito? Ma non lo so. Io ci sono stata in mezzo e ci ho provato, ora sono ferma, faccio solo cam comunque, perché devono ancora operarmi. Questo ragazzo mi manda una mail e mi scrive: "Ciao, come lo chiamiamo? Sono Panda. Okay. Mi sono iscritto su un paio di siti chat." Citycam voleva dire, per vedere se riuscivo a fare sesso con una donna matura della mia zona. Ok, allora, tu ti sei iscritto tipo a bacheca incontri? Quindi tu cercavi un incontro. Noi creatrici di contenuti, in teoria, non facciamo incontri. Adesso tutte quelle che vedete a Dubai o in giro o che si vantano di avere un sacco di soldi, quelle si fanno anche escorting. Ma la maggior parte no. E scrive: "Si paga tutto. Sì, tesoro. Si paga tutto, io nelle mie cam mi faccio pagare anche per dire le bestemmie, perché ci sono i feticisti delle bestemmie. Mi faccio pagare per accettare un'amicizia, per inviare un messaggio, per mostrare i piedi, per fumare una sigaretta, perché ci sono i feticisti delle donne che fumano. E è un lavoro ed è giusto che venga pagato tutto." Allora, scrive su queste chat, che non sta parlando quindi né di OnlyFans né di cam, sta parlando di chat. Quindi io mi domando, il mio messaggio, il mio post, che cosa non vi è chiaro? Che cosa non avete capito? Comunque, oh, mi sono spiegata male io, ma continuo il messaggio. Si messaggia molto, anzi di più, disposto a un incontro per bere qualcosa in luoghi anche affollati." Perché dove voleva portarla a bere? Al bar sport? Comunque, ma all'ultimo momento o non potevano o non si facevano più sentire, magari perché tu non le hai mandato gli acconti. Perché loro per spostarsi e venire fino al bar sport dove vuoi tu, sono spese.
Tesoro, io non mi posso permettere una borsa di Prada. E quindi prendo delle altre borse che mi piacciono lo stesso, che per me vanno benissimo, ne ho poche, ma a cui ci sono tanto affezionata. Quindi niente, è una truffa solo per soldi. E gli ho risposto, appunto, ti risponderò in un video nel mio canale YouTube. Magari metterò lo screen. Quindi è una mail totalmente sì, mi ha spiegato il suo disagio, però non è quello che il disagio che cercavo io, nel senso non vorrei dire mai ignoranza, nel cercare su OnlyFans o nelle cam delle ragazze che fanno incontri. Magari ce ne possono essere. E queste ragazze che si svendono, vendono i video per pochissimi soldi, no? I loro abbonati vengono da me pretendendo di avere gli stessi contenuti hard a quel prezzo, no? Cioè, il mio abbonamento è alto e i miei video costano e vai pure dalle borse taroccate, io sono una Gucci. Non mi va più di È come è diventata una gara a chi si svende di più, quando invece era partita come una nuova via d'uscita, un nuovo lavoro, una nuova opportunità per guadagnare, per mettersi dei soldi da parte ed investire su qualcosa che davvero si è portati a fare. E che si sogna da sempre di fare, perché ognuno nasce con un dono, c'è cioè che il dono buono, il dono malvagio, però ognuno è libero di lavorare con questo dono, no? Di usarlo, di sfruttarlo, di coltivarlo. Quindi le mail sono ancora valide. Se avete, ragazzi, se avete avuto brutte situazioni a causa di donne che vi hanno truffato, ma anche situazioni simpatiche, perché ci sono parecchie situazioni da circo in questo mondo. Nel senso digitale. Ebbene, spero questa volta di essermi spiegata bene. Spero. Ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi, di mettere un like per supportarmi. E vi voglio bene. Un bacione.